Celofisis e quest'oggi siamo qui in questo nuovo video della Fantasticraft. Allora, negli scorsi episodi abbiamo fatto tante quest, aia, e basta, abbiamo fatto molte quest. Quest'oggi faremo altre quest, anche se avrei voluto puntarmi un po' sulla Jurassicraft, magari facciamo quelle. C'è una cosa da fare. Guarda, questa. Ah sì, è ripartita finalmente. Dobbiamo pescare 20 di questi pesci qui, vediamo un po' se è basic. Vediamo cosa c'è dentro, una scatola, e dentro la scatola c'è questo. Bellissimo. Perfetto. A questo punto, vediamo un pochino, Jurassicraft 80%, cosa è che ci manca? Questo. Che ho fatto? Ah no, il DNA Combinator, che non credo faremo adesso. Pezzi. Facciamo il ciociobo. Una serra. Queste cose qui. Ma ci servono tre. Scheletro oscuro per fare questa. Va bene. Quella lì possiamo farla benissimo durante la notte. Possiamo andare a cercare i bacche e gli altri vegetali. Ci manca soltanto il riso. Guarda, il riso lo trovo in un attimo. Il riso. Se non mi sbaglio l'avevo visto da queste parti. Mi sbaglio a quanto pare. Io mi ricordo di averlo visto in giro, eh. Ecco, no, non è questo, questi sono grape. Però anche il riso c'era da qualche parte. Adesso voglio trovare il riso assolutamente, non mi fermerò finché non lo troverò. Ve lo giuro. Ciociobo! Guardate! Ciociobo, no, aspetta, tasto sbagliato. Ciociobo, ok. Comunque, lì ci sono le fragole. Qua c'è un orso. Ma il riso ancora non lo trovo. Ma io mi ricordo benissimo di averlo visto. Perché ha un aspetto particolare il riso. C'è anche un meteorite. Lì c'è anche un altro. Confuso. Oh, pollo arrosto. Perfetto. Oh, mamma mia. Lì si è scritto su meteorite di precornite. Non so come si chiama. Lì c'è un maledetto scheletro demoniaco. Che cosa lo fa? Ma si trasforma in... Boh! Ma... Non ho parole. Dove cavolo è sto riso? Intanto il caos e la distruzione si semina ovunque in questo mondo. Ma il riso no. Ho visto! Eccolo laggiù in fondo! Alla fine era abbastanza vicino a casa, infatti... Questo l'avevo visto, casa nostra è lì. Io ho fatto tutto il giro attorno a un blocking. La domestichiamo con le mele, si addomesticano? No. Con i fiori, forse. Sì, ma adesso il riso. Riso! Riso, no! Non ci credo, questi semi non li voglio. Io voglio il riso, eccolo. Sì, abbiamo il riso. Mangiamo un pollo per festeggiare e prendiamo la borsetta. Ah, no, 5 devo prendere. Prendiamone 5. Ecco qui. Dammi del cibo. Grande il pesce. Il pesce. Ok. Dove è finito il blocking? Sparito. Ah, ok, quello qui. Perfetto, mi ha anche trovato i fiori. Se riesco a prenderli. Poi ci sono anche dei sabbie mobili e dei fossili. Non ti ci buttare! Allora, vediamo un po' se è domesticato. Sì! Si è domesticato! Come si fa? Non andare lì! Ok, adesso è domestico. In teoria se ci segue. Questo qui è un animale spettacolare. Aspetta, perché si può sale di livello e tantissime altre cose. Però non ricordo come si fa a prenderlo. Mi ricordo che c'era un modo per recuperarlo. Trasformare in un oggetto. Boh. Si faceva? Bisognava picchiarlo? Non ricordo. Forse doveva morire, boh. Mi dispiace uccidere la cosa senza motivo, però forse era così. Si può prendere anche le cose, mi sembra. Sì! Gli possiamo dare la spada pesce! Però non si vede. Mi dispiace, ma è per una buona ragione. No. Sì! Eccolo! Dove è finito? L'ho visto! Sì! Grande! Lo droppa! Adesso possiamo fare la quest. Credo. Sì! Ecco qui. Però, francamente, perché bisogna ucciderlo per trasformare in un oggetto?
Comunque abbiamo il Blocklinks, ragazzi. Adesso possiamo farlo salire di livello e tante altre cose. Per esempio, noi lo mettiamo qui adesso, però ci ha fatto malissimo. Attacca il pollo! Anche se non è proprio un pollo, vai! Lentamente! Ha cambiato idea. Ha cambiato idea di nuovo. Uccidi il pollo, dai! Bravo! È salito di livello ed è cresciuto. Bravissimo, però non so come si fa a dargli la vita perché sta morendo. Contro un pollo sta morendo. Forse gli fanno da i fiori. Vieni qua. Proprio così. Sì! Mangia i fiori sta cosa. Mangiati anche questo. Poi si possono fare gli upgrade. Ok, adesso vediamo un po'. Sì, allora, la quest chiede quello di ferro di livello 1. Iron. Ecco. Facilissimo, guarda, lo facciamo subito. Ma proprio il fiore rosso però ci vuole, mi sa. Quindi prendiamo l'ultimo rimasto sul pianeta. Che veramente siamo stati. E lo utilizzeremo per questo scopo. Dov'è che il ferro? Eccolo qui, ne prendiamo un po'. Uno in meno però. E andiamo a fare anche questa quest qui. Eccolo qui. Dove sei? Tieni questa cosa qui. Tada, adesso è salito di livello. Sto cercando di farlo alzare, ecco, vieni qua. Cioè adesso è più forte. Lo facciamo combattere. Puoi mangiare questo fiore qui della Bayon Sofia? No. Apriamo questa e abbiamo dei regali. Belli, sono delle cose speciali queste. Vediamo che questa qui che è. Good, attenzione, abbiamo il Google per andare sott'acqua. Oh, questi sono utilissimi, ci serviranno per quando facciamo la festa dei pesci, che ancora non ho finito. Vorrei fare un altro armostand per mettere il Google. Però a pensarci meglio. No, aspetta. Togliamo questa armatura qui di schifo, ci mettiamo queste, ecco. Questa possiamo anche buttare la cesta di sopra. Proprio qui. Qui no. Proprio qui, ecco. Insieme anche ai regali. Allora, volevo fare un po' di Jurassic Craft e mi sono dimenticato di prendere i fossili che c'erano di là. Quindi andiamo a prenderli adesso. Guardate qui il nostro amico come cresce forte e rigoglioso. Ma quello è un witcher scheletro? Ah no, è uno zombie spawner. Bene. Amico? Vai! Oh, mamma mia! Ce la farà mai? Sì! Attento però! Vai, picchia, picchia! Picchia! Guarda come lo picchia! Dove sta andando però? L'ha ucciso? Ah, che succede? Ma quanto è cresciuto! E beh, mi fa piacere a me, eh! Intanto pianto questa bella di tutto perché non so dove metterli. E ho perso la zona dei fossili, però adesso ci buttiamo nel perché. Guarda! Vai! Attaccalo! Vai! Ok, non ce ne voglio. Ah, già è morto, meglio. Comunque ragazzi, per oggi è tutto e ci vediamo nel prossimo episodio dove faremo i fossili. Ciao a tutti!